Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di alghe. Cosa sono le alghe? Sono organismi non vascolari, ossia che non hanno dei tessuti vascolari, come ad esempio gli alberi, per condurre l'acqua, ma che riescono ad effettuare la fotosintesi. Ci sono vari tipi di alghe, abbiamo già visto le diatomee, che sono diciamo un mondo a sé, e sono le prime ad arrivare. Dopo le diatomee, sono arrivati, a parte che mi si è rotto anche lo skimmer, per cui sono arrivate forse anche un po' troppo, però alla fine diciamo che è stata contenuta la situazione, adesso deve arrivare il motorino nuovo, quindi diciamo che va tutto bene. Comunque sono organismi che effettuano la fotosintesi e usano nutrienti che in un determinato momento altri organismi non sono in grado di utilizzare, perché la microfauna dell'acquario, soprattutto in una fase di maturazione, non è ancora ben formata, ma saranno proprio queste alghe qua ad aiutare la maturazione. Diciamo che ci deve essere il giusto equilibrio, non devono mai prevalere, però un pochino ci saranno sempre. Fanno parte dell'ecosistema, ma in questo ecosistema non devono prevalere, altrimenti diventa un tappeto algale, ad esempio di filamentose. Non lo vogliamo in questa situazione, quindi bisogna stare attenti ai nutrienti, stare attenti all'aggiunta, guardare cosa succede al sistema ad ogni aggiunta. Io fondamentalmente adesso ho aggiunto poco, ho aggiunto i detritivori che avrei voluto aggiungere all'inizio, ma che con i corrieri non sono riuscito a far arrivare in tempo, diciamo. Quindi cosa servono adesso questi detritivori e questi alghivori in realtà che ho inserito, come ad esempio delle lumache, due lumache che si chiamano Trochus istrio, ho inserito poi le Turbo fruttuosa, che dopo vi faccio vedere, e una Nassarius, che è una lumachina che muove la sabbia in modo tale da non far creare grossi zone di deposito organico. Ecco, in questa situazione io volevo parlarvi anche del rapporto fra alghe e detrito. Il rapporto fra alghe e detrito adesso va tenuto sotto controllo, nel senso che i detriti che si vedono in zone accessibili è bene aspirarli, cioè vanno levati, perché in questo momento sono di troppo. In un'altra situazione probabilmente non si formano, anche perché all'interno delle rocce vive ci sono degli esseri che sono detritivori. Che ruolo hanno le lumache che ho inserito, quindi Trochus istrio e le Turbo fluctuosa, la Nassarius mangia detrito in generale, di mangiarsi le alghe fondamentalmente e di creare, attraverso i loro escrementi, creare detrito, perché il detrito è buono e negativo allo stesso tempo. Troppo detrito fa formare le alghe di nuovo, troppo poco non aiuta la maturazione, per cui adesso siamo nel limbo in cui il detrito è importante, ma va rimosso in parte, nelle zone in cui si vede, cioè in cui si può rimuovere, nelle altre zone in cui magari là dietro all'acquario non si potrà rimuovere, per cui non lo rimuovi, ma serve. Alimenta comunque i batteri, è una fonte di carbonio, per cui è importante adesso il detrito. Ma adesso vi faccio vedere, senza annoiarvi troppo, come stanno crescendo un pochino i coralli e cosa intendo quando parlo di giusta proliferazione algale, tralasciando le filamentose che forse sono cresciute un pelino troppo per colpa dello skimmer. Tra le prime alghe, diciamo alghe e non alghe, perché in questo caso sono batteri, troviamo queste patine rosse che sono i cianobatteri, si formano in zone, ora li inquadro bene, sono zone in cui non c'è una forte corrente, sono organismi pionieri e quindi riescono a utilizzare per primi, tra i primi, i fosfati presenti nella materia organica che si è depositata evidentemente in quella zona. Poi comunque dal mio punto di vista la Xenia coprirà la zona e quindi non si formeranno più queste patine, che è bene tenere a bada aspirandole. Si trovano anche sopra coralli morenti, ma non sono la causa della morte, però possono soffocare le rocce, per cui è bene levarli. Questa invece è un'alga corallina, ad esempio, ce ne sono di vari colori, questa è di un viola abbastanza profondo, ha una matrice calcarea per cui cresce bene nelle stesse condizioni dei coralli, incrosta le rocce ed evita che le filamentose creino facilmente il loro tallo, per cui si tende a farla crescere. Qui a sinistra ci sono le filamentose dall'alto, si vedono le filamentose che devono andare via, e invece a destra ci sono queste alghe incrostanti non calcare sulle quali crescerà la corallina, generalmente è successo così, per cui non le levo, anzi sono positive. Uno dei predatori per eccellenza delle alghe filamentose, che sono proprio quelle che noi vogliamo evitare fra tutte,
questa turbo fluttuosa insieme poi all'elettrocusistri, ma io sono riuscito a fare il video a questa mentre camminava sul vetro. Ora la radula non la sta utilizzando, generalmente raschia le rocce con la radula e mangia le alghe, le digerisce e produce una cosa che è utilizzabile, più facile da utilizzare dai batteri direttamente, quindi aiuta la maturazione. Allo stesso modo, dopo aver alimentato ad esempio questa scoligna, questa è la Nassarius, che ha, vedi, estroflette questa, diciamo, proboscide per catturare le particelle di cibo e quindi eliminarle interiorizzarle ed eliminarle dal sistema in modo tale che non si deteriorino. È molto particolare il modo di alimentarsi, generalmente notturno. Un'aggiunta ulteriore è stata questa Lismata debellius, che è un gambero che praticamente si nutre di detriti organici. In questo momento appunto sta pulendo la roccia. È utile perché appunto leva i detriti, li interiorizza, mangia anche i gamberetti e l'artemia. Però non nuoce ai coralli, quando li alimento non dà fastidio, mi piace per quello. Inoltre è molto discreto, nel senso che non si fa vedere spesso, questo forse è uno dei particolari, però è molto bello secondo me. Ho voluto aggiungere anche il Cerianthus filamentosus, che è un antozoo, fa parte della famiglia dei cnidari, quindi come lo Zoanthus, Cerianthus, Zoanthus. Fa parte di questa famiglia. Nel Mediterraneo c'è una variante, un'altra specie che si chiama Cerianthus membranaceus, molto simile. Comunque utilizza i tentacoli urticanti per catturare le prede. In questo caso in vasca o si alimenta un pochino, ma generalmente quando c'è molto deposito organico si nutre di quello, per cui non c'è nessun problema. Anzi, generalmente può anche aiutare con il mantenimento della vasca, perché nutrendosi di materiale organico e poi avendo sotterrata una parte, c'è una parte sotterranea, questo è soltanto il capo, poi sotto c'è dell'altro. Comunque aiuta al mantenimento della vasca. Qua si può vedere l'axenia, che ho dovuto rimuovere la parte centrale perché non si riprendeva, però le parti laterali ovviamente si sono riprese, anzi stanno crescendo a vista d'occhio, direi. Fa pumping, per cui sta molto bene. L'eufilia è un LPS, quindi cresce più lento, però ha finito la sua divisione, per cui ora sono due calici. Per quanto riguarda l'ericordea, ho fatto una piccola tarina. La goniopora invece si sta aprendo tranquillamente, anzi sta molto bene. In fondo invece si può vedere la goniopora, quella rossa, che ha fatto più fatica a trovargli un posto adatto, non ha bisogno di troppa luce, sta quasi in penombra. E poi diciamo una regola generale che è valida per tutti i coralli: più è piccolo il polipo, più il corallo è difficile. Questo è i polipi abbastanza piccoli, per cui è abbastanza difficile. Le caulastrea invece stanno già iniziando il loro processo di divisione. Questa ad esempio si sta dividendo già il primo polipo, quindi vuol dire che sta bene, mentre l'altra pure, quindi successo. Anche se mostra ancora segni di debolezza, si stanno riprendendo entrambe. Gli Zoanthus invece proprio si sono aperti, anzi si stanno anche moltiplicando, per cui un bel progresso. Questo ad esempio sta facendo due piccoli polipi sotto, quello sopra invece è aperto, non è ancora cresciuto, ma crescerà a breve, perché poi quando iniziano a prendere vuol dire che va tutto bene. Questo è ancora un po' sofferente, ma era quello messo peggio di tutti quando l'ho preso. E questo invece sta bene, se proprio si è aperto. Anzi, forse dovrei spostarlo da vicino alla scolimia, però. Le scolimie invece, grande soddisfazione, sono proprio cresciute. Questa è cresciuta un sacco, veramente quasi raddoppiata. No, raddoppiata no, però comunque è cresciuta abbastanza. Quello sicuramente. Meglio, vuol dire che stanno bene. Queste due pure sono cresciute, soprattutto quella a destra è cresciuta, quella lì sì che è quasi raddoppiata. Le colorazioni sono ottimali, si vede che sono colorate e stanno bene. Generalmente le alimento 2 o 3 volte a settimana, però nonostante ci sia il KH alto adesso devo ridurre perché non ho lo skimmer. Poi quando lo rimetto ricomincio tranquillamente. Però in generale, se c'è il KH alto, i coralli hanno bisogno di mangiare, ma questo lo spiegherò in un altro video. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato e che vi sia servito. Ci vediamo alla prossima!